Ciao a tutti e benvenuti a questo sesto episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i loro strumenti nel mestiere. Oggi abbiamo come ospite Enrico Tonini, data scientist e programmatore R nell'azienda Salvagnini. Ciao Enrico. Ciao Giuseppe, Come stai? piacere, visto che ci siamo conosciuti da poco. Bene, dai, tutto bene? Sì, tutto bene. Devo ringraziare Enrico più volte perché Addirittura. Enrico è sia un grande fan della serie, ha visto tutti gli episodi, dopodiché mi ha mandato anche dei commenti di apprezzamento, quindi lo ringrazio di nuovo. Come terzo lo possiamo dire, Enrico si è candidato spontaneamente per dare il suo contributo alla serie, questo mi fa tantissimo piacere, veramente. Magari ce ne fossero di candidature Speriamo spontanee, che ragazzi. questo. Ragazzi, candidatevi spontaneamente, aiutate il format. Speriamo venga preso positivamente, non come appunto come temevo potesse essere preso la mia autocandidatura in maniera un po' spudorata, No, diciamo. No, io più che assolutamente, altro assolutamente. Vai, vai. ho cominciato a vedere i tuoi episodi con molto interesse, mi sono appassionato proprio perché la ritengo proprio una cosa utile. Ti ho scritto e ho contattato appunto una settimana fa perché mi sembrava che potessi darti anch'io, se vuoi, il mio contributo da un altro punto di vista, visto che tu stai cercando tanti punti di vista diversi per avere un quadro un po' della situazione Certo. del mercato del nostro ambito. Infatti ho apprezzato molto, tra l'altro hai un'esperienza comunque di rispetto e quindi è assolutamente ben accetto il tuo intervento. Allora, cominciamo subito, così smetto di parlare un Benissimo. po' io e parli tu. Ci racconti chi sei, cosa hai studiato, che cosa hai fatto in passato e cosa fai attualmente nell'azienda Salvagnini. Vai. Perfetto. Allora, io appunto sono Enrico Tonini, ho 34 anni e io ho una formazione completamente statistica. Quindi ho fatto statistica alla triennale, alla magistrale a Padova. Io sono di Vicenza, quindi ho Padova qua vicino, oltretutto Padova. Ho la fortuna di avere Padova che è molto buona in statistica. Ho fatto triennale e magistrale e in statistica, diciamo, popolazione, popolazione, società, demografia, quindi il ramo, diciamo, più dedicato all'ambito sociodemografico. E poi ho fatto dottorato di ricerca, dottorato metodologico in scienze statistiche con una tesi sul aspetto molto specifico del controllo statistico della qualità, una relazione che doveva restare costante nel tempo, insomma, eccetera, eccetera. Niente, appunto, quindi ho una formazione statistica, dopo finito il dottorato e siamo a inizio 2013, ho iniziato a fare quasi subito il consulente statistico. Diciamo che il primo anno ho lavorato a tempo determinato per una piccola azienda di consulenza statistica. Loro facevano consulenza e formazione soprattutto con R, e pur essendo piccoli, anche diciamo ad aziende grandi, quindi come certe banche, come certe aziende manufatturiere abbastanza grandi in Italia, tendenzialmente un po' tutte multinazionali o quasi. Inizio 2014 poi è iniziato il mio percorso da freelance. Mi sono aperto la partita IVA perché in quel momento lì mi conveniva, nel senso che ho cominciato ad avere delle opportunità di fare più lavori insieme, e semplicemente un po' era una cosa che mi piaceva, che in passato, diciamo che questa apertura alla consulenza mi ha fatto un po' scoprire meglio questa strada e mi piaceva molto, e un po' mi è capitato, appunto, ho detto vabbè, adesso per i primi 2 anni, insomma, da fare ne ho, e il pane non mi mancherà, quindi mi apro la partita IVA e cerco di tirare su tutto quello che riesco. Anche perché, scusa se ti interrompo un secondo, ricordiamo magari ai più giovani, a chi si sta laureando, a chi sta ancora studiando, che per i primi anni la partita IVA ha una tassazione veramente molto bassa e potrebbe essere comunque un'idea In particolare lavorare. adesso col regime forfettario ci sono delle ottime Esattamente. agevolazioni, delle Ok, ottime chiusa parentesi, agevolazioni. puoi continuare. Hai fatto benissimo a dirlo. E quindi appunto i primi anni a partita IVA ho continuato a lavorare. All'inizio ho fatto dei progetti con l'Università di Padova, non solo con l'ospedale, in ambito sanitario soprattutto. Poi ho ricominciato a lavorare con la vecchia azienda di consulenza Quantide, con cui avevo lavorato i primi anni, e stavolta appunto da libero professionista. E poi sono riuscito ad avere la fortuna, diciamo, se vuoi, di avere la possibilità di lavorare con aziende di consulenza di livello un po' più alto, quindi prima le Big Four, quindi PwC, KPMG per capirci, e
e anche poi alla fine alcune delle top, una top di gamma, la Boston Consulting. All'inizio della, e diciamo che grazie a questo, questa possibilità, questa fortuna che ho avuto, sono riuscito a vedere progetti di un sacco di tipi, quindi aziende, certo, di settori completamente diversi, quindi a fare lo statistico a 360 gradi, se vuoi, e che era un po' il mio sogno, nel senso che alla fine appunto noi ci insegnano a dei paradigmi che poi noi applichiamo a un sacco di, a tutti i settori potenzialmente. Quindi diciamo ti piace questa... questo approccio orizzontale e non verticalizzare per forza su, molto, su un singolo. A me ambito. Piacerebbe tantissimo in sé l'approccio trasversale della innato della statistica. Mm-hmm. Poi però appunto quando mi ero aperto la partita io mi sono sempre detto, allora finché vedo che ce n'è, avanti così. Nel momento in cui vedo che le cose vanno meno bene, che non c'è più giro come prima, eccetera, mi troverò una bella azienda vicino a casa, possibilmente, o da remoto, certo, e farò lo statistico per un'azienda. Ed è esattamente quello che ho fatto, nel senso che appunto 2013 l'ho fatto da dipendente per questa azienda di consulenza, poi mi sono fatto 2014, 15, 16, 17 fino a metà 2019, in cui è andata abbastanza bene, particolarmente bene secondo me. Poi gli ultimi, diciamo che da fine 2020, gli ultimi due anni precedenti, non girava più come prima e ho cominciato a passare più tempo a cercare progetti che a lavorare e onestamente mi ero un po' stufato, quindi certo, ho capito che era il momento. In realtà il momento l'avevo deciso prima della pandemia, verso fine 2019, avevo deciso di diciamo, o che il prossimo, diciamo, il progetto successivo, avrei accettato comunque un altro progetto da freelance, oppure il primo progetto a tempo determinato che mi avrebbe convinto con un'azienda o vicino a casa o un'azienda da remoto, o insomma almeno 70-80% del tempo da remoto, l'avrei accettato. Poi è arrivata la pandemia che ha ulteriormente rallentato i miei piani, infatti il 2020, certo, la prima parte non è stato esattamente un bell'anno. Per fortuna tra prima e seconda ondata sono riuscito a ripiazzarmi e a trovare questa bellissima azienda in cui lavoro adesso, da ottobre, quindi sono 6 mesi praticamente, sono 6 mesi che ho lavoro per la prima volta nella mia vita a tempo indeterminato, con la Salvagnini. Di cosa si occupa questa azienda? Allora, è un'altra azienda multinazionale che produce sostanzialmente macchinari che tagliano e piegano la lamiera, macchinari di vario tipo, nel senso che industriali. Sì, esatto, macchine laser, pannellatrici, certo, macchine che appunto piegano e tagliano, insomma ce ne sono di vario tipo. Questi macchinari piano piano negli ultimi anni hanno cominciato a collegarli in IoT e quindi praticamente ci portiamo a casa tutti i dati che producono, e producono un bel po' di dati, quindi inizia a esserci parecchio da divertirsi. Esatto. Poi poco prima che arrivassi io, appunto avevano aperto l'azienda aveva aperto un ufficio che si chiama Innovation Hub, in cui siamo, io appartengo, qui lavoro, siamo una decina che fanno analisi trasversali per tutto il gruppo, e l'Innovation Hub, appunto, noi abbiamo il compito di portare, fare innovazione nell'azienda, di sfruttare i dati che ci sono, che producono, che possiamo vedere dalle macchine, per proporre ai nostri clienti, per esempio, arrivare magari alla manutenzione predittiva, quindi di guarda che questo pezzo te lo cambio per tempo perché c'ho un modello statistico che mi dice che fra un po' se aspetti troppo si rompe, anticipargli i problemi e cercare di migliorare un po' tutto quanto dall'analisi dei dati. E si spera che si limitino anche i danni, no? I possibili danni. Sì, esattamente, esattamente. Okay. Si cerca sempre di fare meglio. Mi sta piacendo moltissimo questa esperienza perché sto trovando una sorta di startup, se vuoi, non sono ambiente da startup all'interno di una grande azienda, ed è molto bello perché abbiamo, tra virgolette, se vuoi, abbastanza carta bianca sulle analisi. Di formazione statistica siamo in due, siamo io e una mia collega, più abbiamo una serie di data engineer, di sviluppatori, eccetera. È un bel team, secondo me, che stanno costruendo bene e con ordine, cosa che non è assolutamente scontata, perché magari dopo ne parleremo, avremo modo di parlarne, ma tante aziende fanno tanta confusione sul nostro ambito, lo saprai anche tu, insomma, non capiscono che cosa è un data scientist, cos'è un data engineer, c'è una distorsione informativa pazzesca. Vero. E quindi vedo molto ordine, e mi sta piacendo molto, e vedo possibilità di fare bene, di essere anche all'inizio di qualcosa, perché non è nato da tanto, in questo gruppo, in azienda, quindi
ho ritrovato, diciamo, una condizione che, anche se la mia condizione ideale era quella di fare, continuare a fare il libero professionista, mi sta comunque piacendo moltissimo. Certo. E non escludo di continuare a fare il dipendente, insomma. Poi anche il vantaggio, ecco, diciamo, del nostro mestiere è anche quello di avere spesso molte opzioni, no? Cioè abbiamo molte, sì, opzioni tra le quali scegliere, questo ci, diciamo, ci avvantaggia un bel po'. Proprio per la natura trasversale innata della statistica. Esattamente. Della data science. Tu che hai lavorato in consulenza, no? Hai detto che hai avuto modo di approcciare diversi ambiti, diversi progetti. C'è qualche area che ti ha appassionato di più? Non lo so. Guarda, ne ho visti, appunto, ho avuto la fortuna di vederne parecchie, nel senso che parliamo di tipo di banche, di assicurazioni, certo, televisione, settore alimentare, biotecnologie. Uno dei progetti forse più piccoli ma più divertenti, perché abbiamo dovuto fare una sorta di sistema per controllare se dei topolini nelle gabbiette prodotte da un'azienda che produceva le gabbiette per topolini poi rischiavano di annegare o no, una roba divertentissima. Okay. Tipo. telefonia, sanità, ne ho viste parecchi. Onestamente non ne ho uno preferito, nel senso che a me, tu mi dai una tabella con delle righe, con delle colonne, tante tabelle, con tante righe, tante colonne, e io mi diverto. Esatto. Adesso sto vedendo, appunto, tante tabelle che riguardano, tanti dataset che riguardano i macchinari, e sono belli lo stesso. Forse anche qui avremo modo di parlarne, immagino. Mi vengono più in mente i settori che mi piacerebbe esplorare che ancora non ho visto. Dopo, appunto, penso che ne potremo parlare. Okay. Un'altra cosa che forse non ho detto, beh, c'è scritta, penso, nel titolo che si vede sotto di me, sono prima di tutto un programmatore R. Cioè, uh-huh, sono uno statistico, ho una forma, dal punto di vista di tecnologie, di strumenti, appunto, a me piace molto lavorare con R, sono stato abituato a lavorare con R fin dai tempi dell'università, e dopo ho avuto la fortuna e la possibilità di poter fare il salto di qualità e di continuare a lavorare con R, che adesso, non è adesso ci arriviamo, appunto, agli strumenti. Sì, sì, certo. Ok, hai detto che tu hai fatto anche un dottorato, no? Dottorato di ricerca. Sì. Di solito il dottorato, non di solito, ma magari spesso il dottorato viene associato sempre alla prospettiva di continuare in una carriera accademica, no? Cos'è che, sì, certo, ti ha fatto cambiare strada? Magari, non lo so, hai delle motivazioni in particolare, oppure semplicemente hai voluto approcciare il mondo, diciamo, delle aziende per tua inclinazione? Allora, sarò molto sincero, nel, sì, senso che io ho finito la magistrale che avevo 23 anni, e lì per lì, diciamo che io capivo che probabilmente la ricerca non era il mio ambito, però comunque non mi dispiaceva, volevo provare, e oltretutto non avevo voglia di andare a lavorare a 23 anni, o meglio, no, attenzione, perché dopo se no screditiamo i dottorandi, non avevo voglia di chiudermi, di andare in azienda a lavorare con un capo, con certo, tutta, insomma, la situazione lavorativa. Volevo un qualcosa di più, di un ibrido, e il dottorato secondo me è un ibrido perfetto tra studio e lavoro, perché hai l'opportunità di potrei poi anche lavorare di più di che un lavoro tradizionale, perché hai la possibilità di studiarti quello che vuoi, di investire del tempo. Però, ecco, non avevo voglia di un lavoro tradizionale in quel momento, e sono contento di averlo fatto. Però, diciamo che avevo questa sensazione che potesse non essere il mio ambito, tant'è che, diciamo che una settimana dopo, la prima settimana del secondo anno di dottorato, perché al primo anno noi facevamo tendenzialmente corsi più specifici di quelli della magistrale, all'inizio del secondo anno, la prima settimana di tesi, mi sono reso conto che non faceva per me, nel senso che non mi sembrava l'approccio per cui ero portato io, forse perché ero anche tanto giovane, nel senso che ho fatto il dottorato abbastanza giovane, nel senso che tu tendenzialmente fai il dottorato un pochino dopo, perché magari prima provi esperienza in azienda, perché magari ci si mette di più a laurearsi, eccetera, certo, eccetera. Io invece, diciamo che ho finito abbastanza presto l'università e non sono andato a lavorare subito, quindi mediamente i miei colleghi di dottorato erano tutti abbastanza più grandi di me, quindi forse ero anche un po' piccolo, diciamo. Mm-hmm. Però non ho rimpianti, anche perché... È comunque un'esperienza notevole. Cioè, sì, diciamo che è comoda. Buttare, sicuramente. È comoda, mi è stata comoda perché in tanti posti in cui ho lavorato era ben visto uno che aveva il dottorato. E poi, ecco, appunto, qui vengo al punto che è la cosa più importante. Io comunque ho sempre visto la statistica come un bagaglio, un insieme di strumenti e metodi per dare soluzioni reali a problemi reali. Cioè, sì, è un mezzo per fare questa bellissima cosa, per risolvere i problemi. È un approccio con cui puoi risolverne tanti, secondo, certo, me.
Nell'ambito accademico e soprattutto nell'ambito accademico italiano, secondo me, purtroppo spesso accade il contrario. Cioè, non voglio generalizzare, ma mi sembra che prima si inventi un metodo nuovo, magari cambiando un parametrino, una cosa di uno stimatore già esistente, eccetera, perché devi pubblicare, perché un po' il sistema è quello, e poi trovi dei dati in cui forse con certe assunzioni, in certi casi particolari, quel metodo funziona. Ecco, a me questo approccio non è così per tutti, però Certo. spesso tende ad essere così. A me non piace molto. Io, a me la statistica è pratica. Magari tu intendi appunto la statistica come un mezzo per risolvere i problemi, però a volte in ricerca si usa la statistica per scrivere il paper, no? Ma poi all'atto pratico non si riesce ad applicare Esatto, quel esatto. metodo. Sì, è Poi è comprensibile. importante anche fare quello perché fra i 100 metodi che si provano a inventare, poi saltano fuori le scoperte nuove, Certo. appunto i metodi nuovi che poi vengono utilizzati. Quindi Chiaro, è giustissimo fare quello. poi comunque la Però ricerca. è il sistema che non mi piace, perché appunto tu per fare carriera tu devi pubblicare e questo devi Sì. pubblicare costringe molte persone a pubblicare anche cose di qualità non altissima, secondo Sì. me, Cioè il che magari publisher non perish. risolvere i problemi. Sì, Sì, esattamente. che Esattamente. effettivamente neanche a me piace. Io ho lavorato in ricerca, effettivamente l'ho intravista questa cosa un po' nel mondo della ricerca. Effettivamente. Mette in campo un po' di distorsione, appunto, dal punto di vista proprio anche degli obiettivi della ricerca. Sì, ma secondo me poi in generale le università andrebbero separate, almeno facoltativamente, scegliere se poter fare ricerca o se fare didattica, che sono due cose entrambe importanti Certo. e che non è detto che debbano essere unite perché ci sono tante persone che sanno fare bene l'una o sanno fare bene l'altra. Certo, chiarissimo. E invece tornando all'esperienza in consulenza, no? Questa domanda l'ho fatta Sì? pure allo scorso episodio a Riccardo. Molti vedono la consulenza come a volte come dire, un'esperienza un po' tragica per orari di lavoro massacranti o comunque ci si mette in, diciamo, c'è anche il discorso del body rental che non è ben visto. Altri invece lo vedono come un modo per farsi le ossa, no? E per fare Sì. molta esperienza in molti settori. Tu cosa ne pensi? Tu da che parte stai? O stai nel mezzo, magari, non lo so. Allora, premesso che io ho avuto un'esperienza particolare in consulenza, perché io non sono mai stato dipendente di un'azienda di consulenza, ma io ho sempre fatto, se vuoi, il consulente dei consulenti. Ah, ok. Proprio perché restando a partita IVA, io tendenzialmente la mia strategia, appunto, negli anni prima di fare il dipendente, iniziare a fare il dipendente, è stata quella di farmi ingaggiare dalle aziende di consulenza e lavorare insieme ai loro team per i loro clienti analytics in Ok. ambito statistico, eccetera. Quindi diciamo che io avevo sempre questa, tra virgolette, libertà che sapevo che i progetti duravano un tot e dopo non si sapeva come andava con tutti i pro e i contro della cosa. Detto questo, secondo me intanto è importante, cioè la dispensa di consulenza è molto importante, secondo, cioè può essere molto importante, però io la consiglio di arrivarci facendo prima un'esperienza con una piccola azienda, in particolare una piccola azienda di consulenza e possibilmente una piccola azienda di consulenza statistica, perché Ok. come è capitato a me, io ho avuto questa fortuna di iniziare appunto con Quantide, in cui ho trovato uno dei due soci che è persona che ne sa di più di statistica informatica insieme che io conosca, è una persona che ha 50 anni, non è una persona che ha 30 anni o 35 Sì. anni, incredibile. È stata la mia fortuna, mi ha insegnato un sacco di cose e un'azienda piccola ti riescono a seguire meglio se trovi le persone in gamba e le persone giuste. Fai una piccola, diciamo, io consiglio che mi posso permettermi di dare, iniziare in un'azienda piccola, imparare tantissimo. E poi fare un po' di anni con le aziende di consulenze grandi per vedere, avere la possibilità di vedere più progetti, più cose insieme, eccetera, eccetera. Però le ossa, secondo me, bisogna farsele prima. Perché se tu, appena laureato, vieni subito sbattuto in un'azienda di consulenza, rischi di, sì, magari impari, però impari un po' frettolosamente, mischiando le cose, facendo Ok. confusione. Quindi, e poi, appunto, più sali di consulenza e più i ritmi sono anche esagerati, se vuoi. Questo è un altro dei motivi per cui, secondo me, è una vita che puoi fare qualche anno, però poi, secondo me, è buono fare Quando si qualcos'altro. è giovani e pieni di energie. Sì, Ok. esatto. Quindi, guarda, io riconsiglierei a un altro me stesso, o comunque anche a chi si sta laureando adesso e all'inizio, proprio di partire da aziende piccole in cui ci sono persone molto competenti dal punto di vista tecnico, e poi salire e fare il passo in consulenza, e poi eventualmente
lavorare in un'azienda, eccetera. Insomma. Ok. E un'altra cosa che volevo dire è che secondo me poi il problema, perché questo? Perché il problema, uno dei problemi fondamentali delle aziende di consulenza grandi, secondo me, è che non sono nate per fare consulenza statistica, sono nate per fare prima di tutto revisione. Le varie Big Four, eccetera, spesso sono nate per fare revisione o consulenza strategica. Sì. Dopodiché negli ultimi anni c'è stata questa forte spinta sulla statistica, sulla data science, eccetera, quindi hanno iniziato a farsi i loro gruppetti di data scientist, di statistici, di gente forte da un punto di vista analitico. Però a volte ho l'impressione che i responsabili di questi gruppi non ne capiscano abbastanza da saperli gestire bene, quindi c'è un po' di confusione. Quindi io straconsiglio farsi le ossa prima, fare un'esperienza in consulenza per sfruttare questa cosa e poi fare qualcos'altro. Sì, anche Riccardo dell'episodio 5 ha detto appunto che è preferibile la consulenza prettamente statistica, cioè in aziende che si occupano di quello. Per esempio lui aveva lavorato in Sì. Data Reply, no? Che è fatta proprio Sì, per sì, sì, quello. sì. Perfetto, andiamo alla ciccia, cioè Vai. parliamo un po' di hardware e software che utilizzi, che prediligi al lavoro. Chiaramente il sottotitolo parla da sé, l'hai detto anche prima, sicuramente prediligi R, però andiamo più nello specifico, no? Quindi molto velocemente, Ok. sull'hardware hai qualche preferenza, sistema operativo, cioè hardware e quindi sistema operativo che accompagna quell'hardware? Certo. Allora, partendo proprio dalle cose fisiche hard, diciamo, quello che puoi hardware prendere a calci, no? Sicuramente, esattamente, che rende proprio l'idea. Mi piace lavorare almeno con un altro schermo, okay. Meglio ancora se due come in ufficio, ma a casa ne ho uno e in ufficio ne ho due, sicuramente PC portatile ovviamente, Full HD, anche se ormai sono tutti Full HD, che così vedo più codice, certo. E più righe di un file Excel. Vabbè, disco SSD ovvio, ormai anche tutti i PC insomma, sono stato solido. Io uso moltissimo la tastiera e le scorciatoie della tastiera, ma ho bisogno assolutamente anche del mouse, nel senso la mia efficienza è massima se ho entrambe le cose e uso entrambe le mani. Senza mouse impazzisco, anche se so usare bene la tastiera. E mi piace avere un PC che vada bene, diciamo, anche senza usare il cloud, quindi almeno un 16 giga di RAM, o minimo 8, meglio certo. Se 16, che così posso fare già tante cose anche sì, da sì, desktop, sì, sì. E se necessario passo al cloud. Sistema operativo, allora, quando lavoro su server, sicuramente Linux, okay. Tendenzialmente sistemi operativi Linux, tendenzialmente per esempio CentOS, ma non solo, eccetera. Invece da desktop, io tutto sommato, anche se ho lavorato anche con Linux, preferisco Windows alla fine, perché okay. Poi non è che programmo solo in R e basta, ma ho bisogno anche di scrivere un documento Word, ho bisogno certo. Di fare una presentazione PowerPoint, eccetera. Alla fine... per il mondo in cui viviamo Windows è comodo, c'è sì. Poco da fare, inutile che io usi Linux da desktop se poi dopo per fare qualcosa di un programma che c'è solo su Windows o c'è solo su Macintosh devo riavviare il PC e andare a cambiare il sistema operativo, aprire una macchina virtuale, fare strafanti vari. Certo. Secondo me la scelta secondo me è ottimale, Windows per desktop e Linux per alla server. Alla fine questi sono strumenti, cioè non dobbiamo affezionarci allo strumento, dobbiamo un po' essere no, versatili, chiaro. No? Ok. Dobbiamo usare gli strumenti che ci rendano più efficiente la nostra attività. Chiaro, sì. E invece a livello software proprio di lavoro, quindi di programmazione, a livello di interfaccia, di linguaggio, hai esperienze oltre a R chiaramente che è il tuo pezzo allora, forte? Chiaramente R, in particolare poi avevo modo di parlarne con R, mi piace molto usare R Markdown, che è sì. Appunto tutta il pacchetto R per produrre i report, produrre reportistica riproducibile, e quindi anche un po' di LaTeX che usavo molto all'università e che ho recuperato. Scusa un secondo, perché... per chi non lo sapesse, perché magari noi diamo per scontato qualcosa, R Markdown certo. È un pacchetto R molto utile che permette di creare dei report come se fosse LaTeX. Quindi dei report parametrizzati, cioè usando delle variabili che tu hai nell'ambiente R, riesci a compilare un report, quindi aggiornando i dati, a livello di data, se sto aggiornando i risultati, si aggiorna automaticamente il documento prodotto. Vai, scusa. Esatto. Hai fatto benissimo a dirlo perché io effettivamente lo stavo dando per scontato. Rientra nel reportistica riproducibile, spesso si trova questo sì. Termine, no? Poi in generale, vabbè, mi piace molto usare i prodotti del mondo Google, quindi sì. Google Doc, i fogli Google, ma anche Google Keep, Google Maps, io ho tutte quante le mie stelline su Google Maps, tutte catalogate, okay. In generale, eccetera. Il mondo Microsoft non mi dispiace, ok?
te, quindi ovviamente pacchetto Office, compagnia bella, Planner, eccetera, eccetera. In particolare adesso in questa azienda ho imparato a usare benino Power BI, nel senso che per fare reportistica dinamica, quindi diciamo applicazioni come ad esempio con R Shiny, in azienda noi usiamo Power BI, devo dire che lo trovo carino, anche perché stiamo cercando di usarlo in una maniera intelligente, separando i dati dal report, strutturandoci bene l'architettura delle aree di lavoro e del modo in cui condividiamo i report. Certo, perché poi comunque Power BI alla fine a livello di interfaccia è molto user friendly, no? Sì, moltissimo. Essendo un prodotto Microsoft, alla fine è fatto per quello. È user friendly. Ecco, poi quando scrivo codice, quando scrivo un documento, eccetera, lavoro sempre dentro una cartella cloud, quindi che sia Dropbox o OneDrive, eccetera, o anche Mega, o anche Google Drive, assolutamente io lavoro sempre lì perché voglio essere sicuro che... Cioè, io ormai sono anni che non ho più file fuori dalla mia cartella Dropbox o dalla mia cartella OneDrive, assolutamente, tutto sempre salvato in tempo reale. Eccetera. Perché ricordiamoci, ragazzi, gli hard disk si rompono, cioè... Sembra che non succeda mai, ma succede. Prima o poi succede. Esatto. Quindi esattamente. Mettete sempre al sicuro il vostro lavoro. E ricordo i tempi dell'università in cui avevo anch'io appunto l'hard disk. Ce l'ho ancora, lo uso per qualcosa, ma tenevo il disco fisso rigido esterno e stavo sempre lì ad allineare i file del PC col file del disco lì. Poi è arrivato Dropbox, basta. Non sono più tornato indietro. Per quanto riguarda interfacce, diciamo... Parlando di IDE, ovviamente RStudio. RStudio, io sono innamorato di R, di RStudio, tutto il mondo R. Io sono anche un po' fissato, però a me piace tanto, mi trovo tanto bene. E secondo me RStudio, anche come azienda, diciamo, che produce RStudio, ha fatto veramente fare il salto di qualità R. Perché quando io studiavo all'università, che ho qualche anno più di te, io sono dell'86, io considero che ho fatto università dal 2005 al 2009, ok? Ed RStudio è del 2000 e fine 2010, diciamo che nel 2011 è iniziato a diffondersi. Noi usavamo R con l'R GUI di Windows, cioè a schifezza fondamentalmente. No? Se ci fosse ancora solo quello, sarei io il primo a dire di non usare R. Okay. Invece quando è arrivato RStudio, ragazzi, R secondo me ha fatto proprio il salto di qualità, anche perché i pacchetti che fa RStudio sono fantastici. Sì, quelli del gruppo di Wacom, no? Di Adley Wacom. Esatto. Una delle divinità. Tra l'altro RStudio... Hai diverse, compagnia bella. Tra l'altro RStudio, se si va a smanettare nelle impostazioni, si trovano anche molte, molte cose carine. Io sono uno smanettone di attitudine, diciamo. Mi vado sempre a cercare questi, che ne so, i plugin, gli add-ins, insomma tutte queste cose. Ci sono delle app all'interno di RStudio, che RStudio chiama add-ins, che sono veramente, veramente fighe. Magari dopo me ne dici qualcuna, perché sì, sono sì, curioso. Sì, dico, per dirne una, che ne so, c'è un add-ins che ti permette di aprire una sorta di interfaccia grafica che ti aiuta a personalizzare i grafici di ggplot con un'interfaccia molto user-friendly, cioè quindi modifica sfondo, insomma una volta configurato tutto il grafico ti stampa direttamente il codice. Certo, questo io preferisco sempre farli a mano, però magari per chi ancora non ha carina sta cosa. Questo qua si chiama Esquisse. Un po'... dopo me lo segno. Sì. Dopo me lo segno. Oppure c'è uno, per esempio, spesso capita che quando copia e incolli i percorsi delle cartelle, sarà capitato almeno una volta, te li incolla con gli slash messi al contrario, no? Ah, sì. Ok, c'è questo add-ins che tu con un bottone tutti gli slash del documento te li ribalta e quindi non hai mai problemi. Non è male neanche quello, anche se io di solito li scrivo col tab che mi completa da solo, metto lo slash dalla parte giusta. Quindi non ho, però può essere utile anche quello. Comunque, in generale c'è questo tools che si chiama Add-ins Manager, che permette di esplorare tutti questi strumenti e ce ne sono veramente decine, ma ce ne sono alcuni veramente... fighissimi. Comunque. Sono curiosissimo di saperli, poi magari me ne parli. Io segnalo, a proposito di questo, visto che siamo entrati nello specifico, io consiglio sempre di lavorare con i file di progetto. Tu probabilmente lo farai con l'R Project. Certo. Io ogni volta che inizio a scrivere un codice R, mi apro una bella cartella in cui metto dentro la cartella codice, la cartella dati, la cartella output, eccetera, e poi il mio bel file .rproj, e così io apro da lì
apro il RStudio da lì, mi trovo già dentro quella cartella e ci sono già le cose tutte standardizzate collegate, come sì. Che piacciono a me, come poi è quando anche il sono modo uso. con cui funzionano, diciamo, con cui funziona l'ecosistema del pacchetto, cioè quando vuoi creare un pacchetto, ti crei il progetto con Chiaro. tutte le cartelle di sistema, è come se fosse un'app, E un'applicazione, un lì fai software. un progetto ad hoc per creare il pacchetto, oppure Ok. semplicemente anche per fare come si dice, un progetto su GitHub, ad esempio, che lì c'è repro già apposta da configurare apposta. Allora tagliamo la testa al toro. Se io ti chiedo qualcosa che pensi che venga snobbato e che invece ti è molto utile, tu che cosa mi rispondi? Ma penso che si sia ormai capita quale può essere la mia risposta. Chiaramente R. Nel senso che R è un peccato che secondo me è un pochino sottovalutato, un po' tanto forse sottovalutato nel nostro ambito. Nel senso che ormai insomma, lo vediamo che soprattutto da quando è scoppiata questa cosa della data science, no? Ecco, io fino a qualche anno fa non chiamavo semplicemente statistica, spingono tanto su Python, no? Python sicuramente è ottimo, cioè si capisce lontano un miglio che ha dei punti di forza eccezionali, però secondo me in ambito statistico in generale, non solo di machine learning, ma statistico in generale a 360 gradi, secondo me R è ancora superiore, è solo che Python si sta diffondendo di più per una serie di motivi, perché ci sono, questo è un tema di fondo, che ci sono tante persone che vogliono fare il nostro lavoro, che partono da una formazione diversa da quella statistica e cercano di, alcuni molto bene, altri un po' meno bene, cercano di impararsi le basi di questo mestiere. E venendo da un'altra formazione tendono a virare più su altri linguaggi. E il mondo non statistico che vogliono fare gli statistici, vogliono fare gli data scientist, tendono a virare su Python perché Python, per esempio, è il linguaggio comodo per tanti ingegneri o per tanti fisici, forse, non lo so, eccetera. Io, se vuoi, anche se abbiamo 2 minuti su questo tema, ho provato anche nel tempo, era poco che avevo provato nel tempo libero a fare una roba del genere, a fare un giochino, a dare un punteggio su varie caratteristiche a R e Python e vedere Sì. quanto Ok. viene fuori sommando praticamente le caratteristiche. Volevo farci anche un po' su LinkedIn, poi non ho ancora fatto in tempo a farlo. Se vuoi lo facciamo molto velocemente. Allora, per quanto riguarda la statistica in generale, dando una scala stupida, Likert da 0 a 5, ok? Quindi classica scala da recensioni. Statistica, R batte Python 5 a 4, secondo me. Quindi Python Ok. comunque molto buono, ma R è ottimo. Vabbè, anche perché Machine forse Learning. R nasce come proprio statistical software, quindi è fatto R è per nato quello. per quello. R è nato per quello. E Python è nato per fare un mucchio di altre cose, adesso Sì. fa anche quello. Machine Learning forse è il contrario. Secondo me R è molto buono, gli darei un 4, però Python 5 sicuramente è ottimo per machine learning puro. Ricerca 5 a 4 R, direi. Forse anche 5 a 3, ma diamogli pure 4 a Python. Ok. Chi fa ricerca, chi fa laboratorio tende a partire con R. Ecco, produzione o deploy di modelli, forse il contrario. 5 a 3 qui direi per Sì. Python, nel senso che Python si presta meglio per mettere in produzione le cose, ma lo puoi fare anche con R. Io ci sono dei Certo. miei modellini, ci sono dei miei script in certe aziende che sono ancora in produzione, anche se faremo in tempo a raccontarlo, per un aneddoto molto particolare. Grafici, 5 a 4 per R. Nel senso che i grafici che fai con R, ggplot, eccetera, secondo me sono più belli. Reportistica, io qui direi 5 a 3 per R. Con Ok. R tu fai R Markdown, ne abbiamo parlato prima, Shiny e compagnia bella. Con Python sicuramente ci sono gli strumenti, non ho ancora ben capito quali siano gli strumenti per fare reportistica con Python. Allora, se ti Quindi posso consigliare uno strumento che ho scoperto da poco, vai. grazie ad amici che lavorano su Python, c'è l'equivalente di Shiny che si chiama Streamlit, che Ok. praticamente funziona quasi alla stessa maniera. Giusto per sapere, anche per sapere per chi sta E ascoltando, invece insomma, se si di vuole interessare. questa è di reportistica statica invece, quindi equivalente di R No, Markdown, c'è quello non lo qualcosa? so. Ok. Onestamente non lo so. Io uso Markdown personalmente. Sì. Secondo me è molto molto bello R Sì, sì, Markdown sì, sì. per fare report statici. Ho quasi finito, ce ne sono ancora 4. Interazione col resto del mondo, qui forse appunto vince Python, un po' per il discorso della produzione di prima, quindi 5 a 4 per Python. Data management, quindi gestione del dato, filtrare righe, Sì. selezionare colonne, eccetera. Quindi diciamo dplyr versus pandas, Sì. secondo me 5 a 4 qui per R. Okay? Varietà delle librerie, 5 a 4 per R, con R c'è il mondo. Con Python ce ne sono tante, però con R secondo me su questo è ancora imbattibile. Gestione di memoria, darei un 3 a 3, nel senso che R ha il problema al limite fondamentale della RAM.
futuro un po' il superare la RAM del PC o del server su cui stai lavorando, e credo anche su Python sia la stessa cosa. Sì, però totale, c'è da dire però che il punto di forza di Python è che è stato, diciamo, adottato da alcune tecnologie cloud, per esempio Google Cloud Platform, che tu ti trovi praticamente su Colab, ti trovi Jupyter o Jupyter, che dir si voglia, con Python già preinstallato. Questo, diciamo, rende le cose più, diciamo, crea un ecosistema native. Python più ampio, capito? Così le aziende riescono, diciamo, a uniformare le cose. Certo, io non voglio che passi chiaramente il messaggio sbagliato, noi parliamo di strumenti preferiti, tutto quello che diciamo sono cose, considerazioni puramente personali, però ragazzi, è meglio sapere sempre più cose possibili. Non dico sapere cose tutte benissimo, magari si può avere un punto di forza particolare, però è meglio sapere un po' di tutto, cioè sapere usare molti strumenti, perché non si sa mai, possono sempre tornare utili in ogni caso, no? Chiaro. Per chiudere, se vuoi, per questo giochino molto stupido, perché appunto ognuno usa quello che fa, che vuole, che preferisce, con cui gli conviene, che gli conviene usare, verrebbe 44 su 50 per R e 41 su 50 per Python. Però è un giochino. È comunque una considerazione di comunque qualcuno che ha usato questo linguaggio per anni e comunque si è ritrovato a dare queste valutazioni. Poi chiaramente ognuno ha la propria formazione. Chiaramente, ecco, il mio è ovviamente un punto di vista distorto. Ecco. Esatto. Però ho provato a leggermi tanti articoli sul confronto tra i due, perché sono molto interessato. E non escludo che se mi servirà, se mi toccherà, mi imparerò anche io Python. Non è che mi rompe un pochino, perché prima di arrivare al livello di velocità che ho con R, con Python sicuramente ci metterò. Certo. Perché con R sono diventato molto veloce e molto efficiente a fare certe cose. Certo, ci metterò a farlo, a imparare le stesse cose con Python. Perfetto. È stato molto interessante questo mega confrontone. spero che Wickham ci stia guardando per essere fiero di noi. Passiamo alla parte un po' più pratica. Un personaggio Wickham. Okay. Passiamo alla parte pratica, quindi di approccio al problema. Cioè, tu ti viene dato un dataset, come ti approcci, diciamo, ai dati, e come inizi a processarli, diciamo, qual è il tuo flusso, la tua impostazione per risolvere un problema statistico, o meglio un problema reale tramite la statistica. Esatto, sì, poi già risposto tu, nel senso che io cerco di avere un approccio molto pratico. Okay. Cerco di trovare la soluzione migliore e più veloce per risolvere il problema. Questo, visto, l'hanno detto anche già altri ospiti prima di me. I dati, prima di tutto, secondo me, vanno guardati. Cioè, ancora prima di fare delle tabelle, delle analisi descrittive, eccetera, i dati li devi guardare. Tu devi prendi le tabelle che hai nel tuo ambiente di lavoro, banalmente fai un add, ti vai a guardare le colonne, vai a guardare cosa c'è dentro, cerchi di capire, eccetera. Li devi guardare. Poi inizi piano piano a fare, cioè, ancora prima di fare i modelli, che tanti ormai partono subito a fare modelli, sicuramente a fare analisi descrittive, ma ancora prima delle analisi descrittive li devi guardare. E poi, piano piano, in base a quello che devi fare, se il problema è definito oppure se lo devi definire tu, perché possono capitare entrambe le situazioni, inizi a complicare le cose, quindi piano piano fare delle analisi descrittive, numeriche, grafiche, tabelle, grafici, eccetera, eccetera, e poi piano piano, se serve, passerai a fare dei modelli, magari partendo dai modelli più semplici. Se non bastano i modelli più semplici, si va su cose più complesse. Questo è l'approccio in cui mi ritrovo molto, e mi ritrovo anche in quello che hanno detto alcuni ospiti, per esempio Gianluca, mi ricordo, mi piaceva molto quello che diceva riguardo di questo. L'approccio invece da, passami il termine, ce ne sono bravissimi, ma appunto altre figure che magari sono molto bravi dal punto di vista machine learning, ma non hanno la formazione statistica che ha chi ha studiato statistica, però partono magari subito a razzo con reti neurali, machine learning, eccetera, deep learning. Ma può andare bene, ma qualcosa prima lo dovrai sempre fare. Non è detto che quelle cose risolvano sempre tutti i problemi di questo mondo. Anzi, ci sono tante cose che puoi risolvere con cose molto più semplici. Si cerca di cacciare, diciamo, il topolino col carro armato, cioè metti in campo le reti neurali, convolutional neural network. Sì, esatto. Quando magari basta una tabella di frequenza, addirittura basta guardarli, perché qui ti racconto un aneddoto molto velocemente, che è una competizione, un hackathon che avevamo fatto con una mia ex collega di dottorato e un ragazzo, un mio ex compagno di studio, appunto. Avevamo partecipato a un hackathon organizzato dall'Università di Padova, si chiamava Stats Under the Stars, era una cosa da matti. Ho partecipato anch'io a Palermo.
Ah, ok, tu hai fatto l'edizione quella dopo, quella del 2015. Ci volevo venire, poi non sono No, riuscito a non venire. 2015, ma 2018, credo, Ah, a ok, scusami, mi Palermo. sono sbagliato con l'anno. No, invece a Padova era a fine 2015, era, sì. Fantastico. una roba per pazzi solo come noi, secondo me, per gente che appunto ci si metteva a lavorare su questi dataset Per durante chi una non notte. sapesse, è una competizione che organizza l'Associazione Italiana di Statistica, la SIS, se non ricordo male. La Società Italiana di Statistica, praticamente si chiama Statistica sotto le stelle, Stats Under the Stars, si riuniscono, diciamo, tanti gruppi di statistici, per esempio gruppi di 3, 4, 5, si fanno delle squadre e si compete su diciamo, un problema da risolvere lungo tutta la notte, quindi comincia questa cosa se non sbaglio alle 10 di sera e finisce alle 6 del mattino, cioè una cosa da folli fondamentalmente si fa. Noi l'abbiamo fatta in estate, insomma, all'aperto. È stata veramente un'esperienza carina con i miei colleghi di università. Altro che saluto, Alberto, Luca, Antonio, Davide e Andrea. Sì, vabbè, E io comunque, dai, invece continua, scusa. ne approfitto per salutare Emanuele ed Emanuele, che erano i miei compagni di squadra. Per la cronaca, eravamo a fine estate 2015, compito, diciamo, l'obiettivo era quello di prevedere se un vino, con date delle caratteristiche del vino, era buono o era rivedibile. E niente, praticamente noi avevamo un po' di variabili, eccetera, e alla fine per la cronaca noi arrivavamo secondi. E grazie a un'intuizione della mia amica, la mia appunto ex collega di dottorato, ci accorgemmo subito, guardando una variabile che fondamentalmente era il nome del vino, la denominazione del vino, che guardando gli uni, cioè guardando i vini rivedibili, sembrava che ci fosse una parola che c'era solo nei vini rivedibili, che era la parola atto, cioè tutti i vini, sembrava che molti vini rivedibili venisse fuori vino, atto, bla bla bla, prosecco, atto, eccetera, eccetera, c'era sta parola che non c'era negli zeri. E questo ancora prima di fare le tabelle di frequenza. Poi ci siamo messi a fare effettivamente la tabella di frequenza con presenza di questa parola rispetto alla variabile target, e porca nera, praticamente era deterministico sostanzialmente. Cioè, e noi ci siamo accorti di questa cosa, che il nostro modellino è stato semplicemente: ok, il vino è rivedibile quando dentro questa cornice variabile c'è la parola atto. E poi abbiamo passato tutto il resto della notte a provare a complicare il modello, a metterci altre variabili, interazioni, robe, ma non c'è la storia. Era l'unica, era Certo, quella che abbiamo chiaro, sì. provato. E noi avevamo risolto il problema alle 10 di sera, se vuoi. Cosa avevano fatto le altre squadre? Allora, la squadra che poi ha vinto, noi appunto arrivavamo secondi, c'era arrivata lo stesso, con un mega modello di analisi testuale che aveva buttato dentro anche questa variabile, eccetera, eccetera, e alla fine c'erano arrivati e avevano vinto anche loro, con un pochino di polemiche, se vuoi, per il discorso di semplicità verso complessità di un modello. E praticamente tutte le altre squadre, invece, quella variabile lì l'avevano buttata via, vedendo il nome lungo così, lungo un chilometro, l'avevano buttata via, ovviamente non avevano trovato niente. Poi gli organizzatori si arrabbiarono con chi aveva tirato fuori questo dataset, perché non si erano accorti che in realtà Certo, di chiaro. fatto avevamo quella variabile lì, era già la risposta. Esatto. Però questo è un esempio che io uso molto per cercare di dire alle persone che fanno questo mestiere: guardate i dati, perché a volte vi possono dire delle cose ancora prima di iniziare a scrivere una riga di codice, di fare una tabella o fare un grafico. Perfetto, ottimo. Ultimissima cosa, questo lavoro secondo me non si fa mai da soli, si fa almeno in due. Due, meglio se due, tre, quattro, perché è fondamentale scambiarsi opinioni, cercare di ragionare insieme con persone in Chiaro. gamba, possibilmente persone più brave di te, più brave di me, più brave di persone con cui lavori, perché vengono fuori le idee migliori e tante volte i problemi, alla fine le soluzioni sono così ad hoc che sono frutto del ragionamento di tante menti insieme. Chiaro. Non è un lavoro che si fa da soli, secondo me. Certo. C'è una skill, questa è sempre la domanda che mi hanno suggerito su LinkedIn, mi ha suggerito un certo Daniele, se non ricordo male, quale skill hai migliorato notevolmente con l'inizio del lavoro e che durante gli studi era un po' indietro? Ma ovviamente la programmazione, direi. La Ok. programmazione, in particolare la programmazione con R, nel senso che io fino a livello dell'università, sì. Non sapevo programmare in R, non sapevo programmare in generale, non sapevo programmare in R. Facevo dei cicli for che adesso me li guardo adesso sono ridicoli. Certo. E ho avuto la fortuna di incontrare appunto in particolare questa persona di questa prima azienda con cui ho lavorato, che è molto competente da un punto di vista sia informatico che statistico, che mi ha dato le basi, mi ha insegnato a programmare e
E adesso faccio anche degli apply super complessi, mi diverto con cose abbastanza particolari, Sì, eccetera. sì, sì. Però se non l'avessi incontrato sarebbe stato sicuramente più difficile. Tra Poi adesso forse è un po' più facile perché R è più avanti, è più Sì. Tra maturo rispetto a com'era l'altro prima. io mi ritrovo pure in questa cosa che hai detto, e tra l'altro l'ha detta anche all'episodio scorso Riccardo, perché spesso, a proposito di R, dato che ormai parliamo di R, spesso R viene presentato come un software statistico, no? Quindi tu gli metti i dati dentro e lavori sui dati. Spesso non viene sottolineato, diciamo, il fatto che comunque è un linguaggio di programmazione a tutti gli effetti. Io mi sono accorto Certo. di essere migliorato molto in R, cioè quindi nella programmazione, quando mi sono accorto che effettivamente R non lavorava soltanto all'interno del programma stesso con i dati, ma riesce a comunicare anche proprio col sistema operativo. Quindi se ci sono quei comandi che vengono chiamati comandi low level interface, no? Quelli che riescono a modificare i file, a ordinare, a rinominare, Certo. insomma, a cercare I dentro le vari cartelle. system a Esattamente. lavorare. Li ho usati anche per esempio, per riordinare le foto, la musica, io a volte quei comandi lì, Esatto, per sì, dire. perché poi cominci ad usarli pure per farti i fatti tuoi, non per fare Sì, statistica, no? Quindi fate verissimo. attenzione a questa cosa, chi ci ascolta magari è più giovani, sì, come se io fossi vecchio, cioè, capito? Come anche tu, sì. Cioè, insomma, a chi magari non si è accorto pienamente che R comunque è un linguaggio di programmazione a tutti gli effetti. Fate Ci sono anche attenzione. tutti gli ambienti, tutto il livello degli ambienti, la Esatto. programmazione a quel livello lì può diventare anche molto Se complicata. riescono a Io, per fare anche esempio, non cose arrivo. molto fancy. Sì, Sì, io non arrivo a quel livello lì, a livello di programmazione funzionale o cose del genere, perché mi basta meno fondamentalmente. certo. Però se uno volesse prenderlo come linguaggio di programmazione puro, ci fai comunque quello che vuoi. Certo. Invece c'è qualche cosa che tu vorresti approfondire, ma che non hai avuto ancora tempo o modo di fare, nonostante comunque in consulenza tu abbia approcciato diversi mondi, diciamo. Allora, ti cito più cose, nel senso che, per esempio, non mi è capitato di fare grandi modelli di analisi testuale o del linguaggio, mi piacerebbe Ok. molto, quindi NLP, no? Natural Language Processing, appunto, elaborazione del linguaggio naturale o appunto analisi testuale. Sì. Qualcosa sul riconoscimento delle immagini, una volta ci siamo andati vicini, ma no, poi appunto il progetto non è andato in porta, è un peccato perché mi sarebbe piaciuto fare qualcosa. Sì. Mi attira moltissimo il mondo della genetica. Ok. Quindi di applicare appunto tecniche statistiche di machine learning alla Io mi genetica. ci sto Molto. approcciando in questo periodo nel mio progetto attuale. Beato te, nel senso che penso sia veramente interessante. E so, mi dicono che è molto complicato perché devi studiarti un sacco di cose prima per Sì, capire il bene come funziona. framework, diciamo, è particolare. Chiaro, chiaro. E poi il calcio, nel senso lo sport, in particolare il calcio, che sono un grande appassionato di calcio, mi piacerebbe molto un giorno, non so se mi capiterà mai, ma poter approfondire le tecniche che si usano per modellare, per esempio, gli infortuni dei giocatori, i risultati delle partite, come sostituire i giocatori, eccetera, Certo, eccetera. C'è certo. una squadra nel campionato danese, in North Zealand, che nel 2015 vinse il campionato con un approccio statistico. Presero un data science, presero uno più data scientist e loro sostenevano almeno di aver vinto il campionato sfruttando, facendo le sostituzioni, il mercato, eccetera, con un approccio statistico. Sì, Quindi tra l'altro c'era la, diciamo, si dice, comunque si sa, no? Si dice che Sarri, l'allenatore, in tempi non sospetti, aveva sempre lo statistico appresso. Cioè, questa è una cosa che dicevano spesso, diciamo, nei programmi sportivi. Sì, questa non la sapevo. Non si è l'aveva. visto molto la Juve, purtroppo. Come? Non si è visto molto la Juve, Ah, purtroppo. Io purtroppo ok. sono Juventino e quindi Ok. sono destinato a Comunque. soffrire continuamente. Ok, andiamo avanti, se no rischiamo di andare un po' lunghi. Spero che comunque non stiamo annoiando nessuno, anzi, secondo me è una conversazione molto ricca questa qui, molto fitta di contenuti. Nel tempo libero tu provi delle cose, hai dei side project, non lo so, oppure quando smetti di lavorare stacchi la spina e non Ma pensi alla entrambe le statistica. cose, dipende dalla giornata, dipende da quanto sono stanco, quindi tante volte stacco, altre volte mi faccio prendere da inizio a leggere cose sui social, su internet, su Wikipedia, eccetera, inizio a curiosare, mi provo pacchetti R, provo a scrivere delle cose. Dipende, io vado molto, uno dei miei driver principali è la curiosità. Ok.
se una cosa mi incuriosisce, rischio di perderci una giornata senza problemi, cioè di perderci tutto il sabato, per dirti. E poi ovviamente stanno attenti a mantenere una salute fisica e mentale, nel senso che mi piace anche molto staccare, ovviamente. Ok, va bene. La curiosità secondo me è fondamentale nel nostro lavoro. Ci sì, decisamente. Scoprire dove andare a parare nei dati, dove guardare i dati, come dicevamo prima. Certo. Invece noi siamo statistici puri, no? Quindi tu hai una formazione prettamente statistica, io anche ho fatto sia triennale che magistrale. Spesso noi ci dobbiamo interfacciare con gente di altra professione, no? Perché anche da consulente tu ti approcci, devi prima di tutto capire cosa vuole il cliente o comunque qual è il problema, e poi devi anche comunicare i risultati in una maniera tale che loro ti capiscono a loro volta, e quindi non in statistichese, no? Come si dice in gergo. Cosa ne pensi? Questa può essere considerata una, non so, una difficoltà nel nostro lavoro, comunque esistono per esempio delle figure con cui è difficile interfacciarsi maggiormente? O... Dalla mia esperienza, diciamo, il progetto in cui ho lavorato io, ti cito, se vuoi, la figura con cui mi sono trovato meglio e quella con cui mi sono trovato peggio. Ok. Quella meglio, cioè, o meglio, la figura non statistica con cui io da statistico, da data scientist, mi sono trovato meglio, il fisico. Nel senso che persone laureate in fisica, con una formazione in fisica, anche magari se alcune di loro non avevano delle basi statistiche, non so, allora è come se fossero un livello sopra tutti quanti. Cioè, io ho lavorato con una ragazza in banca, mi ricordo, lei non sapeva neanche che cos'era la regressione. Però lavoravamo a fianco, eccetera, e io solo dicendo le due cose, era come se lei avesse capito la regressione nel tempo che ci... cioè, molto più velocemente del tempo che ci ho messo io a capirla quando l'ho studiata. Cioè, loro secondo me sono proprio di un altro livello, come se vedessero tutto quanto dall'alto. E quindi un fisico che studia statistica secondo me può fare veramente tante belle cose. Forse perché la fisica è una disciplina... scusate tutti i fisici se sto per dire castronerie, non so quello che sto per dire, però penso che la fisica sia una disciplina molto di principio, cioè che sta alla base della natura, e forse ti dà questo mindset un poco più ampio, più aperto, più di visione complessiva anche delle altre discipline, no? Probabilmente sì, probabilmente sì. Invece a volte faccio fatica con alcuni ingegneri, non con tutti, non diciamo gli ingegneri, anzi ce ne sono alcuni di bravissimi. Con alcuni ingegneri in particolare, se vuoi con alcuni ingegneri gestionali che magari gestivano i progetti senza avere delle basi statistiche, che ci può stare ovviamente. Ecco, no, una difficoltà grossa secondo me del nostro lavoro, come dicevi tu, era far capire le cose non addetti ai lavori, e in particolare capire noi stessi quanto tempo ci mettiamo a fare le cose. Perché per esempio, per la mentalità del tipico ingegnere gestionale, PM, project manager di un progetto, no? Lui ha bisogno sempre di numero di persone che fanno tot cose in tot tempo. Io ho ancora oggi, dopo un po', diciamo, 7 anni di esperienza post-dottorato, ho una difficoltà enorme a capire quanto tempo ci metto a fare le cose. E questo con certe persone che magari non hanno capito subito, non colgono subito la natura del nostro lavoro, alcuni sono bravissimi, altri che invece, loro vanno in maniera molto quadrata su questa cosa ci si scontra parecchio. Ok, tu che hai avuto, diciamo, anche esperienza in campo accademico, no? Quindi col dottorato. Mm-hmm. E poi comunque sei andato a lavorare in consulenza, quindi hai, diciamo, un po' approcciato questi due mondi. C'è una differenza tra un approccio accademico alla cosa e un approccio business oriented, oppure non ci vedi tutta questa differenza a livello di... Allora, c'è sicuramente la differenza di approccio, c'è. Per me però servono entrambe le cose, nel senso che è utile farsi avere una formazione, se vuoi teorica comunque mirata, che mira al pratico, importante, o statistica o un'altra materia scientifica, cui però se poi vuoi fare questo mestiere, secondo me le basi statistiche te le devi andare a creare da qualche parte,
quindi diciamo la base accademica, teorica è importante, come poi è importante vedere cosa succede nel mondo del lavoro, nel senso che io prima mi hai chiesto appunto cos'è che è migliorato molto da quando ho iniziato a lavorare, più tutta la programmazione, e l'università mi ha insegnato tante cose, però non mi aveva insegnato a programmare, ad esempio. E quella è una cosa che ho imparato lavorando e anche tanti trucchi, tante cose pratiche, tante cose magari un po' separate, perché a volte magari purtroppo ancora oggi non so negli ultimi anni, però ancora oggi forse l'università a volte è un po' slegata dal mondo del lavoro su certe cose e Ok. un po' più di collegamento forse ci vorrebbe Sì, per io in unire questa queste due cosa cose. mi trovi d'accordo, onestamente, sì. Però secondo me servono entrambi gli approcci. È importante avere delle basi teoriche, chiamiamole così, solide, però poi è fondamentale imparare il lavoro sul campo e capire dal punto di vista pratico, poi avere a che fare con le persone, perché poi ci Certo. sono anche dei progetti particolari. In passato un progetto fatto in banca in cui avevamo a che fare con tanti stakeholder, se vuoi, e quando hai a che fare con tante persone di tanti gruppi, di tanti uffici diversi, di tante formazioni e stazioni diverse, non è facile capire come mostrare il proprio lavoro. Già, noi abbiamo una difficoltà enorme perché a volte per produrre magari una tabellina che sembra stupida a una persona che non ha idea di quanto tempo ci si mette a fare quella tabellina, a volte abbiamo bisogno di simulazioni di giorni e Certo. giorni di lavoro. Invece altre volte, pensa per esempio a un report markdown che fai su 1.000 aziende diverse, fai la stessa analisi con delle piccole differenze su 1.000 aziende diverse, magari basta che hai il tempo per farlo su un'azienda, Certo. dopodiché fai partire un ciclo flow Chiaro. che ti stampa un report su quelle 1.000 aziende e la persona vede un report di 1.000 pagine e dice, caspita quanto lavoro, in realtà magari ci hai messo molto di meno che a fare la tabellina piccola. Quindi Certo. la distorsione dell'informativa, anche per quanto riguarda i tempi che ci mettiamo a fare le cose con le persone con cui abbiamo a che fare, è un grosso problema per noi, se vuoi. Pane per i nostri denti. Ok, abbiamo detto, diciamo, sappiamo quanto è bella la statistica, quanto è bella la data science, ma ha anche, diciamo, delle sue magari mancanze, qualcosa che ancora non riusciamo a fare, no? Secondo te cos'è che non riusciamo a fare ancora bene con la statistica, con la data science, e cosa non è la data science? Allora, cosa non è la data science? Io girerei la domanda che secondo me è simile, se mi permetti, chi è che non è un data scientist? Ok. Ok. Allora, qua mi ricollego un po' a quello che hai detto prima. C'è una grossa distorsione informativa su cosa facciamo, come è fatto, quali sono le caratteristiche del nostro mestiere. Ci sono aziende che pensano che noi facciamo le tabelline in Excel e basta, con tutto il rispetto, perché bisogna anche saper usare bene Excel, non è Certo. scontato neanche quello. E c'è invece chi mischia tutto quanto, mette insieme data scientist, data engineer, eccetera, eccetera, o pensa che il data scientist sia un supereroe che sappia programmare in tutti i linguaggi di programmazione. Basta che guardi certe offerte di lavoro in cui ti chiedono R, Python, Julia, Java, Tutti, C, eccetera, tutti. eccetera, tutti, tutti. E quando invece ci sono appunto professioni, si stanno sviluppando delle professioni diverse. Ecco, sicuramente per me il data scientist non è altro che lo statistico moderno, cioè Ok. è una persona che o è statistico o è una persona che ha una formazione scientifica importante e che si è creato delle basi di statistica solide. Qua è inutile dire, cioè il data scientist non lo può fare uno che non si è studiato come si fa un'analisi esplorativa, come si fanno i test statistici, come si fanno i modelli statistici, eccetera, eccetera. Non si può partire a fare reti neurali, deep learning a caso e basta. Cioè, quello funziona, ma solo dopo che hai fatto tutta una serie di cose. E magari c'è quel test del cavolo che userai una volta su 1.000, ma tu devi avere idea di che cos'è un test statistico e quando ti può servire per valutare appunto l'impatto di una variabile su un'altra, eccetera, eccetera. Su questo, secondo me, da questo non si prescinde e tante persone questa cosa non la capiscono, cioè pensano che tante persone che non hanno studiato statistica o che pensano di avere una formazione statistica sufficiente perché sanno un po' di machine learning, non Ho si un po' di rendono conto di probabilità, questa magari. cosa. Un po' di probabilità, certo. Io per statistica intendo Sì, certo, quello che chiaro. si fa tendenzialmente negli esami di statistica. Io magari sembro un po' statistico-centrico, ma secondo me il data scientist è uno statistico che, se vuoi, è un termine che agli occhi delle aziende di oggi sembra un po' sfigato, ma in realtà
non è altro che quello, è uno statistico che sa usare bene i linguaggi di programmazione di data science, tipicamente R o Python, oppure appunto una persona che ha una formazione scientifica che sia creata una base statistica e che sa interfacciarsi con il business dell'azienda, che sa capire quali sono i bisogni dei suoi clienti o dei suoi stakeholder. E che sa magari utilizzare anche infrastrutture, magari cloud per o esempio, database. Sì. Si sa muovere bene da un punto di vista tecnologico, per quello mi piace dire che è lo statistico moderno, se vuoi. Non è il vecchio statistico, non è solo il vecchio statistico alla Fisher o altra. Certo, con le tavole su carta, le tavole della normale. Persone fondamentali, perché noi dobbiamo sempre salire sulle spalle dei giganti. Chissà cosa farebbe un Fisher oggi. Un Fisher oggi probabilmente... Potrebbe fare tante cose. Ecco, secondo me data scientist comunque è un'etichetta che è nata, che hanno fatto nascere persone di formazione non statistica per definire il nostro lavoro, ma altro non sarebbe lo statistico. Ed è un'etichetta che io personalmente, anche al mio profilo, al mio CV, ho aggiunto qualche anno fa, solo per essere capito meglio, perché almeno con data scientist abbiamo la speranza che le aziende capiscano cosa facciamo, la speranza, perché non sempre. Purtroppo c'è tanta distorsione informativa in entrambi i sensi. Chiacchierò troppo. L'altra cosa che mi avevi chiesto era cosa non riusciamo a fare. Secondo me non riusciamo a sostituire il data scientist. Okay. Cioè, tanti, soprattutto una formazione magari più ingegneristica, pensano che si potrà essere fatto tutto quanto dai robot, dall'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Ma io me lo voglio vedere una macchina a fare un'analisi esplorativa, a ragionare su un problema, a capire come approcciare un problema partendo dai dati, eccetera. Poi magari... non lo so, magari è una mia visione limitata del 2021 e il 2050 mi smentirà. Però certo, magari sì. Io non ce lo vedo a sostituire il nostro lavoro, perlomeno non ce lo vedo a... Sicuramente si automatizzerà tutto sempre di più, certo. Però il ragionamento iniziale... La tecnologia va avanti, i programmi, la programmazione va avanti, è tutto quello che vogliamo. Ma il ragionamento umano secondo me non lo sostituiremo. Certo. Non completamente, almeno. Uh-huh. Ok, rischiamo di andare un po' lunghi, quindi... Però alla fine già ci siamo rientrati. Arriviamo alla domanda bonus. Mia, scusate. No, anche, anzi va bene che abbiamo così tanto da parlare, vuol dire che gli argomenti sono ricchi di informazioni da divulgare. Però prima della domanda bonus, così restate fino alla fine, faccio la marchetta, perché io so che questa cosa non la vedete fino alla fine. Ragazzi, iscrivetevi al canale se volete supportare questa iniziativa, anche perché... No, non mi entra niente fondamentalmente da questa cosa, faccio, diciamo, è una cosa che faccio per me stesso, per imparare da gente anche più, a me, più esperta. Sì, e poi ti faccio il bonifico, Enrico, va bene, poi ti quindi sì, non, è una cosa che faccio per divulgare le informazioni di chi è più esperto di me, di voi se siete ancora, diciamo, alle prime armi. Quindi iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi qualche feedback, ma soprattutto scrivete nei commenti delle domande che voi vorreste fare ai prossimi ospiti. Io le prendo tutte in considerazione, come anche quella che ho fatto oggi. Quindi iscrivetevi, se mi seguite da Spotify andate su YouTube e iscrivetevi lo stesso al canale e seguite ovviamente la playlist. Quindi torniamo alla domanda bonus. Se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo e l'algoritmo più prestante, che cosa ci faresti? Premesso che, come ti ho detto appunto poco fa, secondo me, soprattutto poi quando avremo accesso a tecnologie sempre più sofisticate, non oso immaginare fra 20-30 anni cosa ci potrà essere, il problema secondo me non è tanto trovare la potenza di calcolo, ma è ragionare su che cosa devo fare. È sempre quello il problema. Quindi, premesso questo, ecco, che secondo me il problema sarà più quello che trovare la potenza di calcolo per risolvere il problema, ma probabilmente in maniera molto egoistica e anche ispirato da una cosa che ho sentito da un tuo ospite, cercherei di capire se in qualche modo si può fare qualcosa di carino nel prevedere azioni di borsa, titoli, criptovalute, eccetera, eccetera. Provare a vedere se ci si riesce a fare un po' di soldi. Ok, ecco. Ok. Onestamente anch'io... è assolutamente personale, condivisibile. Cioè lo farei anch'io come sicuramente tra le prime Perché cose. Perché no? Sono anch'io, mi ricordo che
ne parlavi, ho visto dei commenti, quindi parlavi di questo. Sono anch'io abbastanza scettico, nel senso che sicuramente non basta il passato delle serie storiche per prevedere il futuro di serie storiche finanziarie, però magari riuscendo a crearsi un bel motore in cui butti dentro tutto quanto, tutte le variabili possibili, immaginabili, invece, se tu riesci a organizzare una cosa del genere e poi trovare la potenza di calcolo, ecco, sì, lo userei per quello, vedere se si scopre qualcosa. Va bene, allora abbiamo finito, allora io ti devo ringraziare, assolutamente grazie infinite soprattutto per il tuo contributo, per i tuoi apprezzamenti che mi hai fatto anche in privato prima di partecipare. Grazie a te. Allora ci teniamo sicuramente in contatto perché abbiamo sicuramente degli interessi in comune, ovvero R, e quindi ci scambiamo assolutamente dei consigli. Volentieri, molto volentieri. Spero che questo episodio sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao Enrico, è stato ancora un grande piacere. Ciao Giuseppe, grazie a te.